Ciao a tutti! Oggi prepareremo il pane con pomodori secchi e olive. Il tempo di preparazione della ricetta è di 3 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 0, pomodori secchi sott'olio tagliati a pezzetti, olive nere snocciolate, olive verdi snocciolate, grana grattugiato, acqua, lievito di birra fresco, sale, zucchero e olio. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua. Poi il lievito e lo zucchero. E lo facciamo sciogliere per 2 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungiamo la farina, il sale, l'olio, il grana grattugiato, le olive verdi, le olive nere. E i pomodori secchi. Lo facciamo impastare per 4 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, facciamolo lievitare all'interno del boccale per 1 ora e 30 minuti coperto con un canovaccio. Trascorso il tempo, l'impasto è ben lievitato. Trasferiamolo in una teglia rivestita con carta da forno bagnata e strizzata. Dopo aver formato la nostra pagnotta, lasciamo lievitare in forno spento per un'altra ora. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso l'impasto. Spolverizziamo la superficie con la farina. Effettuiamo un taglio sulla superficie con una lama o con un coltello. Andremo a cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 30 minuti circa. Il pane è cotto, lasciamolo intiepidire prima di servire. Pane con pomodori secchi e olive. Grazie e alla prossima ricetta!